Giorgia Meloni interviene e dice la sua, dà la sua opinione su quello che sembrerebbe concretizzarsi proprio in queste ore, l'improbabile che diventa probabile accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle per creare una nuova maggioranza e tagliare fuori la Lega. Giorgia Meloni, capo politico di Fratelli d'Italia, dice: è uno scenario che fa venire i brividi e che riproporrebbe in Italia la stessa grande ammucchiata che in Europa ha portato alle elezioni di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. A Bruxelles, Fratelli d'Italia non ha partecipato a questo patto del Nazareno allargato al Movimento 5 Stelle e non intende assolutamente farlo qui in Italia. Chiarisca subito la Meloni, che invita gli italiani a guardare al suo partito come a una certezza. Siamo l'unico movimento politico sulle cui scelte dei prossimi giorni non ci sono congetture, perché noi siamo sempre graniticamente dalla stessa parte e non regaliamo sorprese. Chiosa ribadendo che l'unica soluzione è un governo sovranista legittimato dagli italiani. Quindi la Meloni fa capire: noi non siamo banderuole. Noi non siamo attaccati alla poltrona, noi non ci attacchiamo al PD e al Movimento 5 Stelle, visto che il PD e 5 Stelle hanno già chiamato questo governo di larga intesa, hanno anche chiamato Forza Italia, quindi lei dice: non mi hanno chiesto niente, ma anche se me lo chiedono, noi rimaniamo sempre per un governo sovranista di centro-destra. Quindi noi non siamo banderuole, non cambiamo opinione politica, non andiamo con il PD, non andiamo con il Movimento 5 Stelle, non pensiamo di cambiare le carte in tavole alle persone che ci hanno eletti. Quindi probabilmente ha ragione la Meloni che nei prossimi mesi, qualunque cosa succederà, il suo partito prenderà ancora più voti di quello che indicano adesso i sondaggi, perché perlomeno sotto questo aspetto è assolutamente coerente. Rimane, come dice lei, un partito granitico sulle proprie posizioni prima delle elezioni e dopo le elezioni, cioè quello che si promette agli elettori prima e quello che si fa poi come rappresentanti del popolo in Parlamento. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.